Ecco, prima di passare alle domande e agli interventi, volevo darvi il quadro delle adesioni di artisti di livello nazionale. Non ci sono i locali, intanto perché sono tanti, e poi perché Sette Grani, Andreani, Damiliano Ronchetti, quelli che mi vengono in mente, Allora, registi Zamboni, Gabrielli Clementi, Davide Toffolo, Lorenzo Monguzzi, Max Collini, Teo Teardo, Alessio Lega, Cisco, Paolo Capoacqua e Gheni. Ma questi sono i primi perché, sinceramente, dire, il lavoro di ricerca di adesioni è andato un po' lento perché avevamo molto da lavorare su altri fronti. Però, nonostante questo, specialmente in ambito cinematografico, no, devo dire che abbiamo delle adesioni di nome importante, da Mario Martone a Marco Bellocchio, Monio Vaglia, Elio Germano, Marco Giannilli, eccetera, eccetera. Sono adesioni che noi intanto cercheremo di allargare, perché siamo, siamo sulle piste di tanti registi, Moretti, Virzì, stiamo cercando di coinvolgerli il più possibile. La speranza è che un po' di loro, no, vengano qua. Quindi la campagna può essere anche un'occasione per avere qui degli ospiti che altrimenti non ci sarebbero. Qualche cosa comincia a muoversi, vi ripeto, fino adesso abbiamo pensato a costruire la campagna, adesso stiamo lavorando a una serie di iniziative e di incontri per sostenere la campagna. Vi anticipo che martedì 12, martedì e mercoledì proiettiamo Diabolic. Martedì sarà con noi Giuseppe Palumbo, per chi non lo conosce è un fumettista che disegna Diabolic. Sarà qui con noi a sostegno della campagna, ci filmerà una copia di un suo disegno e lo daremo a chi vorrà sottoscrivere e comunque chiacchiererà con noi di Diabolic e dintorni. Mentre il 21 avremo il terzo segreto di Satira, con loro film che stanno già proiettando a multisala, verranno ancora qua, proietteremo ancora quel film e chiacchiereremo con loro. Sono le prime due iniziative, poi ne arriveranno altre. Stiamo lavorando perché questi tre mesi, lo ripeterò fino alla morte, questi tre mesi sono fondamentali. Noi in questi tre mesi dobbiamo fare il porto. Non solo per raggiungere quella quota di cui parlavo prima, ma anche perché vedere che la cosa va è di per sé un volano della cosa stessa, specialmente per chi non conosce questa esperienza qui, ma solo là. E questo mi rivolgo, sto pensando a tutti quelli che stanno fuori da questo territorio e che non conoscono questo posto. Quindi è importante che ci sia una grossa spinta iniziale, perché questa qui ci aiuterà molto. Noi costruiremo una serie di eventi da qui a maggio dedicati specificamente alla campagna, però è importante che la cosa vada avanti. Quindi chi di voi ha intenzione di sottoscrivere lo faccia al più presto. Vi anticipo che questa sera sono stati già raccolti 3.000 euro prima ancora di cominciare la campagna. Domani cosa possiamo comunicare. Bene, se avete domande, questo è il momento. Giovanni. Io avrei una domanda su quello che sono venuta da Erba apposta, non è vicino, non è vicino. Io ero socio di questo, sono venuta forte del 2002 da un po', sono venuta quando avete visitato la figlia del CE e quindi sono. Proprio oggi sono passata dal sociale che volevo sapere il programma e c'è scritto chiamata alle armi per il sostegno al tuo teatro. C'è una storia che ormai sta coinvolgendo tutti i teatri, tutti i cinema, perché proprio fuori parlavo con un ragazzo simpaticissimo che tra l'altro abita vicino a casa mia, questo è stato un caso. Ho detto scusa, mi devi dare una ragione per cui io possa venire qua. Quando a Erba hanno già dato Rhapsody già due volte, l'altra sera hanno dato
il premio Oscar, hanno dato il film, e io pago 4 euro. Venire qua solo 40 km, se mi va bene, ci metto 2 ore. Non litighiamo subito. Un momento, sono 20 km e sono 18. E 18? 36. Oh. Più la ricerca portiera, va bene. Ad Arossio si è aperto una multisala che a casa mia ci metto 10 minuti. Io non sto criticando la vostra iniziativa. Sto capendo le ragioni per cui non si può venire per vedere un film. Se voi aveste avuto delle iniziative diverse, non so, dicevo con la grazia di un aperitivo, io vengo, faccio l'aperitivo, poi ceno, poi vedo il film, ma venire da Erba qua, quando è Erba io pago 4 euro perché sono anziana. Questo è. Va bene. Cioè il cinema sta morendo, chi è che va al cinema? Tutti guardano il Grande Fratello. Io vado al cinema. Va bene. Allora, intanto tu mi hai detto che sei venuta qui, che c'era la figlia di Che Guevara una volta. Sono venuta. E c'era Dario Fo. Quindi evidentemente. Io c'ero, ho anche le foto. Quindi evidentemente non è solo un cinema. Sì. Ma ok. Ma il fatto che non sia solo un cinema non dipende solo dal fatto che non è solo un cinema, eh? Perché per esempio qui nell'arco di un anno ci sono l'anno scorso 18 associazioni che hanno fatto iniziare. Ma io lo so. Poi stiamo parlando di come. Allora, a come in questo momento c'è una sola sala. Tra l'altro mi dispiace veramente dirlo, mi dispiace Finasta davvero che è in questo momento chiusa. Noi speriamo che riapra, sinceramente, perché non è che esistono le isole turistiche. Cioè, siamo, io per esperienza dico che se, come se, dire, se... Secondo me è stato sbagliato dare a D'Arossio l'apertura di una multisala. Scusa, quando mi hanno chiesto l'autorizzazione, mi hanno detto ti diamo un sacco di soldi e non ho saputo chi di no. Perché? Scusa, gli hanno dato l'autorizzazione a fare una multisala a 200 metri da noi e tu ti lamenti di D'Arossio. Cioè, no, allora, no. Cioè, qui bisogna capire una cosa. Lei quando abbiamo, scusa. Io sto dicendo che non si può dare. Non si può dare le multisale a 2 chilometri. La gente qua, le persone vanno a cinema. Quella che stiamo dando qua, che vogliamo dare, è una risposta concreta. Che sono venuti, ho dato il mio contributo. Una parte di questo territorio che invece la vive diversamente, che vuole tenersi un luogo dove non viene solo a fare il consumatore, sì, di cultura, ma viene a vivere l'esperienza di vedere un film in un ambiente amichevole. D'accordissimo.